appena arrivata, siamo molto soddisfatti, lasciatemi dire grazie a questo grande cuore di Ravenna che in pochi giorni è riuscito a mettere su un'organizzazione che io considero perfetta. Sono oltre 250 le persone coinvolte nella macchina dell'accoglienza montata a tempo di record nel terminal crociere di Porto Corsini. Qui 134 migranti vengono visitati e rifocillati prima di essere distribuiti nelle varie destinazioni in tutta la regione. Questo è un territorio che risponde sempre bene alle situazioni d'emergenza, nel senso che è possibile attivare anche una rete di volontariato molto importante e la prefettura ha coordinato sin da martedì gli interventi. La Croce Rossa ha organizzato, quindi preparato e sistemato quelle che sono le operazioni di soccorso, quindi di assistenza allo sbarco e screening sanitario per le persone che appunto scenderanno da questa nave. Fra i migranti che sbarcano ci sono solo poche situazioni sanitarie preoccupanti, per il resto le condizioni di salute sono soddisfacenti. Ci sono anche 35 minori non accompagnati e anche un neonato di 17 giorni. Per tutti loro c'è un ambulatorio pediatrico. La priorità sarà più su un versante di accoglienza rispetto a bambini e adolescenti che devono essere amati e accuditi per quello che stanno vivendo e speriamo che poi da questa situazione trovino le strade migliori per la loro vita. Il punto del 118 è pronto ad assistere eventuali situazioni di emergenza. Comunque all'incirca 4 unità tra infermieri, autisti, io come responsabile e un coordinatore che sarà un capodanno speciale che penso che nessuno di noi dimenticherà.